Beh, insomma, Diego non smette mai di stupire. Senti, però, ricordiamo un attimo al pubblico questo aneddoto meraviglioso sul tuo invito di Diego Armando Maradona a Fiuggi e come arrivò Diego. Questo è un episodio veramente carino che tu una volta hai raccontato, ma il pubblico di Supersport 21 lo accoglierà con vero piacere in questo momento, questo tuo racconto. Bene, sono accadute di diverse misure quel periodo in cui Maradona è stato qui da me. E una delle più belle è quando fui abituato a un pubblico che non lo faceva sicuramente essere libero di andare in giro tranquillamente perché veniva completamente invaso se possiamo usare questo termine, dai tifosi che quindi gli rendevano impossibile la vita normale che ognuno di noi poi fa, cioè la libertà di andare in un negozio e comprare qualcosa tranquillamente senza essere assalito. E questo gli è accaduto a Fiuggi, io glielo avevo predetto, ho detto guarda che insomma qui nel nostro paese siamo abituati alle figure importanti che nella storia di Fiuggi, insomma, ci sono dei passaggi straordinari, da re d'Italia, insomma, grandi artisti. E quindi quando venne da me, in effetti cominciò ad andare dentro i negozi a comprare cose che non avesse mai fatto prima, a comprare in libertà tutto ciò che era necessario per lui in quel momento, dal prendersi il cappuccino, E la nessuno lo cornetta di disturbava, vino. nessuno lo disturbava. Lo salutavano, buongiorno signor Maradona, come va? Tutto bene, però senza invadere. Lui, insomma, dopo un po', chiaramente si avvicinò a me dopo qualche giorno che stava e mi disse: Ma Peppe, ma dove? Ma in che paese vivi? Non è proprio per lui. Ma a che ora si presentò a casa tua? Perché mi pare che Diego è un animale notturno. Lui si presentò, se non ricordo male, era diciamo quasi l'una di notte perché arrivava non so da dove, mi chiamò il nostro amico, mi disse guarda che Diego sta venendo a Fiuggi, io peraltro il giorno dopo dovevo partire per l'Inghilterra e decisi in quel momento di annullare il mio viaggio perché insomma per stare vicino a lui. In effetti poi arrivò all'una di notte, volle immediatamente giocare a golf e dissi guarda che è l'una di notte, giocare a golf è l'una di notte è impossibile, ma dai, si mise lì come faceva lui a applicare. E insomma gli abbiamo reso possibile almeno il campo pratica, che fu illuminato proprio per quell'occasione e Cioè, vi lui siete messi a rimase. giocare a golf di notte? Sì, ci siamo messi un paio di ore a giocare a Ma golf è bravo a di notte. golf, Diego. Come tutte le cose che ha fatto per la prima volta con me, una delle quali, oltre al golf, è stata la prima volta che ha messo gli sci. Non era mai stato, diciamo, in un ambiente sciistico. Un giorno lo portai qui nelle nostre zone, insieme anche a Ciro Ferrara, a Carrega, insomma, facciamo una tour tutti insieme e lo portammo qui a sciare. Lui, non avendo mai messo gli sci, riuscì anche in quella giornata a venire dietro a noi, che eravamo più esperti già nelle piste rosse, addirittura nere, facendo lo spazzaneve che nessuno che aveva mai insegnato. Insomma, Cioè, uno fenomeno. dotato naturalmente che qualsiasi cosa fa gli riesce, praticamente. Sì, È così. un dopo. Senti, parliamo di solidarietà. Abbiamo visto che Fabio Cannavaro, cuore Napoli sempre aperto, verso la sua città, si è dato tanto da fare, ha mandato.